cambio della staffetta, Allegra sta ripulendo il microfono e facciamo entrare. Enrico, buongiorno, ciao, come stai? Buongiorno Paolo, grazie per l'invito, grazie a TV Rossini. Per ho fatto me bene a definirti un po' il pupillo di Maurizio, ho fatto bene, dai. Speriamo. Diciamo che più del mio pupillo si può dire che Enrico forse è anche il pupillo di Zico Pieri, perché anche lui ha lavorato tanto con Zico Pieri per arrivare dove è arrivato. E, come ti dicevo prima, a me è piaciuta l'idea di questi ragazzi, o non proprio più ragazzi, uomini, che hanno voluto trasmettere quello che fanno per, come dice giustamente Zico, passare emozioni, fare emozionare le persone, ma anche far provare alle persone determinate cose, perché poi, come abbiamo visto, non sappiamo se anche il lockdown ha portato questo, e sicuramente sì, ma nell'ultimo anno, insomma, sono aumentate le persone che hanno provato a fare queste imprese. Quindi è vero che da una parte il lockdown ci ha creato momenti bui, momenti negativi da un punto di vista emozionale, però magari ci ha portato a pensare in modo diverso su tante cose. Sai cosa penso? Penso che il lockdown abbia tra le sue caratteristiche una cosa che forse pochi hanno sottolineato, ed è stato il fatto che è arrivato all'improvviso. Cioè il lockdown non è stata una progressione, è stata una cosa di cui qualche giorno prima noi guardavamo questi cinesi che costruivano ospedali al volo, e il giorno dopo ci siamo accorti che stavano chiudendo tutta l'Italia. E questa immediatezza, secondo me, dentro comincia a germogliare e ci fa pensare alla caducità della vita. Insomma, uno dice: ma allora si fa svelto a perdere tutto quello che hai in un attimo, e di conseguenza sarà meglio che non spreco niente della vita che sto vivendo. Credo che il percorso mentale possa essere stato anche questo, no? Ma sicuramente sì, Paolo, perché tutti viviamo come se non ci fosse una fine, no? Perché tanto, giustamente, dobbiamo guardare sempre in positivo, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare di fare, di creare e di non fermarci, pensando che oggi magari non ci sia nulla di così grosso e importante che possa veramente dare un colpo grosso alla nostra vita, capito? Forse le cose che un attimo ci fanno pensare quando ci capita una disgrazia familiare, esatto, la perdita di un caro, queste cose qui. Però sai, oggi non possiamo più pensare, non pensavamo, dici, succederà la terza guerra mondiale, esatto, senza pensare che poi questa pandemia è stata peggio di una terza, certo, guerra mondiale. Quindi, come dicevi giustamente tu, invece no, bisogna pensarci, esatto, che ci può essere uno stop da oggi al domani che nessuno sappiamo che possa arrivare. Insomma. La dico un po' così eclatante, un po' come essere morti senza essere morti. Cioè all'improvviso abbiamo capito cosa sarebbe successo se fossimo morti, perché poi a qualcuno è successo veramente. Fortunatamente noi siamo sopravvissuti, allora ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo detto: allora aspetta un attimo, visto che va così sarà meglio che intensifico un po' le mie attività e non spreco un minuto della mia vita. Sicuramente sì, perché poi se guardiamo il passato, tutte le grosse evoluzioni, oppure i grossi boom economici, le grandi aziende, quelle che oggi sono e primeggiano a livello mondiale, sono venute fuori, certo, dopo le guerre. Dopo tragedie di quel tipo. Quindi questa, purtroppo questo anno buio, nero, ha creato molti danni e sicuramente anche grossi danni economici a diverse persone, a diverse aziende, imprese, e però c'è chi, come dici tu, si è rimboccato le maniche, è riuscito o stare a galla o a tenere duro, e nel momento in cui finisce, sta per finire, oppure c'è una ripresa, bisogna forse, come si suol dire in bicicletta, testa bassa e pedalare più di prima per cercare di arrivare al traguardo.
Enrico, testa bassa e pedalare, te c'hai un'impresa pronta, ne parliamo fra un attimo. Allora, adesso noi andiamo in pubblicità, facciamo un altro cambio di seggiola, ringraziamo e salutiamo Maurizio. Io ringrazio voi Paolo, è sempre un piacere fare una chiacchierata qui con Rossini TV, con te, e anche perché è un modo di parlare di sport, di ciclismo, in modo diverso, perché come dici sempre tu, non sapevi nemmeno quante ruote aveva una bicicletta, ci siamo conosciuti per caso, e quando abbiamo queste trasmissioni, questi incontri, si va dallo sport alla vita, alle emozioni, e quindi è veramente bello. Grazie di nuovo per l'invito. Grazie a te, chissà che un giorno finalmente non ci salgo sulla bicicletta, lo vedremo, lo scopriremo. Allora, adesso noi andiamo in pubblicità e subito dopo torneremo, perché insieme ad Enrico ci sarà anche Elisabetta Galli, con la quale faremo insieme questa bella chiacchierata parlando della prossima impresa straordinaria del nostro Enrico Tiberi, che ricordiamo abbiamo conosciuto in occasione del suo primo Everesting dell'anno scorso, e che seguiremo quest'anno, ma c'ha un po' di cose da dirci per aggiornarci. Adesso andiamo in pubblicità, naturalmente restate con noi, non vi muovete, perché abbiamo tutto il seguito della puntata da proseguire e da andare avanti. Eccoci, allora, ci siete ancora? Avete fatto benissimo a restare, perché come avevamo preannunciato, facciamo gli onori di casa e diamo il benvenuto, oltre a Enrico che era già qua, a Elisabetta Galli. Elisabetta, ciao, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti, amici di Telerossini. Tieni il microfono un po' vicino, così sentono anche la tua voce. Okay. Benissimo. Allora, prima però io ho un debito con i nostri telespettatori, avevo annunciato che avrei dato gli esiti del nostro sondaggio, immagino qualcuno che non riesce neanche quasi a dormirci se non ha il risultato, per ora vince la doccia con l'82% rispetto al bagno 18%, evidentemente c'è più gente che ha un po' fretta rispetto a quanti possono concedersi la tranquillità di un bel bagno. Ringraziamo anche alcuni telespettatori che ci hanno mandato i loro saluti attraverso i social, Erika, Luca, Giorgia, Mattia e Andrea, oltre naturalmente a tutti gli altri, tutti quelli che non ho citato si ritengano salutati in automatico, e a questo punto andiamo a parlare, a continuare a parlare di imprese epocali, perché Enrico è tornato a aggiornarci, bisogna che ci aggiorni un po' su cosa hai combinato dall'ultima volta che ti abbiamo visto appunto e ti abbiamo intervistato, e poi dopo sei venuto qui in studio a raccontarci la cosa, perché ne hai combinate delle altre, e soprattutto a spiegarci perché hai voluto portare con te Elisabetta. Allora Enrico? Prima cosa Paolo, devo ringraziare pubblicamente una persona importante che è un mio amico Enrico Balestieri, perché se oggi sono qua è anche merito suo, che mi ha fatto conoscere l'anno scorso ad agosto Maurizio, che non finisco mai di ringraziare, e tutto lo staff della Fisioradio, perché io penso che in qualsiasi impresa, che sia sportiva oppure lavorativa, ci sia sempre a monte non solo il soggetto che la fa, ma anche tutto uno staff, un'organizzazione. Io nel mio piccolo posso ritenermi fortunato, perché per quelle cose che faccio, per le imprese che faccio, ho avuto il sostegno di Maurizio e di tutta la Fisioradio, ma un ringraziamento va anche a Zico Piri, perché oltre ad essere un amico è anche mio mental coach, perché quando prepari un'impresa è vero che devi avere la tua la tua voglia, diciamo, voglia, tempo da dedicarci, ma però a monte ci deve essere anche qualcuno che ti dà una mano a conoscere anche te stesso, e Zico è stato fondamentale l'anno scorso, perché mi ha fatto conoscere tra virgolette un mondo che non credevo neanche io che potevo riuscire a fare. Ecco, come ben sai, la mia storia non è quella di uno sportivo che nasce ciclista, ecco, per cui mi sono... Ricordiamo un attimo ai nostri telespettatori, perché non abbiamo la presunzione di essere certi che tutti hanno seguito tutto, per cui ricordiamola, tu hai avuto un passato abbastanza impegnativo dal punto di vista del rapporto con il cibo, con l'alimentazione, hai avuto anche dei picchi molto grossi per quanto riguarda, guardandolo così nessuno potrebbe immaginarlo, il peso. L'altra volta avevamo portato anche delle foto, 138 kg, insomma immaginatelo, no? Per cui potete capire, e poi c'è
stata un'evoluzione che adesso non stiamo a ripetere, perché sennò faremo la stessa puntata dell'altra volta, che ha portato a prendere una serie di decisioni e poi a ricreare un nuovo Enrico, sostanzialmente, che è quello che vediamo oggi e che è quello che si impegna nelle attività sportive, che hanno però questo risvolto mentale molto forte, e qui l'apporto e l'aiuto di Zico è fondamentale. Fondamentale l'aiuto di Zico, fondamentale l'aiuto dello staff Fisioradi, perché quando prepari certe imprese devi calcolare tutto, per cui l'alimentazione, che io ne ho sofferto sempre, è stata la cosa fondamentale per in queste avventure, per cui mi sono affidato a un nutrizionista, Iad El Fabbri, uno dei più famosi oggi anche star televisiva, è andata anche nazionale, che devo dire sinceramente e pubblicamente, cioè, a tutte le persone che conosco che mi chiedono i consigli, ma ha cambiato letteralmente la vita, oltre il metodo di mangiare, ma proprio veramente, e per cui, cioè, servono queste persone per fare certe imprese, perché non è detto, sì, quest'inverno ho fatto altri due Everest in totale solitudine, portando anche il mio fisico quasi all'estremo, se così lo possiamo definire, però ancora non so neanche io quale sia il mio estremo. Certo. Però sostanzialmente ho la consapevolezza che alle mie spalle ho delle persone che mi posso affidare, che... Ma guarda, io sono convinto che questa idea del team e dell'atleta sia un'idea che si sta imponendo un po' in tanti settori, no? Addirittura anche ai settori nei quali uno potrebbe non immaginarselo, se non perché ce lo sentiamo dire, non so, tutto il discorso del motorismo, il motociclismo, l'automobilismo, no? Ed è bellissimo pensare che c'è il team che costruisce tutta quella parte che si può definire, adesso c'è tutto un discorso, la qualità statica, che è quella che serve all'atleta per entrare poi nella qualità dinamica e portare il risultato. Perché poi è vero che il team funziona, ma poi sulla bici a pedalare ci sei te. E questo qui è la chiave importante, cioè la simbiosi tra il team e l'atleta, che dà il risultato, lo dà solo se il team mette l'atleta nella condizione di farlo e l'atleta è poi quello giusto per farlo. È verissimo, Paolo, e oltre a questo però bisogna considerare anche il fatto di avere una tranquillità oltre interiore, e anche una tranquillità che te la può dare la famiglia, nel senso che quando io mi svegliavo alle 3 di notte, anche durante il lockdown, e andavo a scalare Auditore oppure andavo in bicicletta sotto il diluvio, comunque sia sapevo che a casa avevo mia morosa, ad esempio, che era tranquilla, mi dava la tranquillità che quello che stavo facendo non pesava nessuno, ecco, oltre che magari dormiva lei. Se posso dire, la famiglia entra nel team in questa logica qua. È fondamentale, diventa, oltre a essere parte di te stessa, comunque sia un punto chiave, ecco, di queste avventure. Allora, dopo il primo ne hai fatti quattro, tre in bicicletta e uno a piedi, quello famoso del Petrano di cui abbiamo parlato, e poi a un certo punto forse qualcuno ti avrà anche detto, sì, ma sempre sto Everesting, così è sempre uguale, no? A parte che, detto fra noi, lo stai facendo talmente tante volte che sembra facile, fra un po' mi sembra facile anche a me, fra un po' comincio a pensare, dico, beh, dai, non ci vuole tanto, l'ha fatto uno anche l'altro ieri, no? Così, no? Fra un po' impazziamo tutti quanti. Però non ti sei accontentato, a questo punto hai deciso di inventarti una roba nuova, e in questa roba nuova hai coinvolto Elisabetta. Questa roba nuova si chiama Insieme Scalando l'Everest 8.048, sempre da ricordare, che sono i metri. Hai coinvolto Elisabetta Galli e fra un po' poi mi dirai anche perché hai coinvolto lei. La presentiamo anche per te il librone, e ci vuole, andiamo a vedere cosa dice il librone. Tu sei nata il 30 marzo. Sì. Pensa bello, il giorno, io non li leggo prima, ci tengo a sottolinearlo, il giorno della visione senza compromessi. I nati il 30 marzo sono sempre molto rivolti all'esterno e raramente sanno mitigare gli effetti che hanno sugli altri. Per questo motivo la loro fortissima voglia di riuscire in ciò che si sono prefissi fa nascere spesso
ostacoli e antagonismi. Possono fallire anche mille volte nel tentativo di raggiungere i loro obiettivi, ma non si perdono mai d'animo e alla fine la loro determinazione li porta al successo. Bellissimo. Bello. Bellissimo. Warren Beatty, nato lo stesso giorno, Eric Clapton, Goya, Van Gogh, siamo proprio nell'arte a stufo, e Verlaine. E comunicatrice di forza, energica, sognatrice, hai scelto la partner ideale, Enrico, per questa impresa, direi proprio. Allora, Elisabetta, tu vai in bicicletta da sempre, però, no, però a un certo punto te l'hanno un po' vietato, vero? Sì, era così. Io sono sempre stata nel mondo del ciclismo, nel mondo del perché ciclismo, i fratelli hanno sempre corso, però quando io ho chiesto al mio papà di correre, purtroppo mi è stato detto di no, perché le donne all'epoca ce n'era una, due massimo, e niente. Poi è andato quella col cestino, è andata quella col cestino e la retina dietro per la gonna di bicicletta. Il mio percorso di vita è stato un altro, mi sono sposata a 16 anni, ho avuto una bambina, 18 anni di matrimonio, poi alla mia separazione, la prima cosa che ho fatto è ho preso la bicicletta. Esatto, hai detto aspetta. Mi sono ripresa gli anni che avevo perso. Brava, cos'era che non mi avevano fatto fare quella volta? Che poi la prima cosa. Bici. Per cui hai preso la bici? Sì, ho preso la bici e piano piano si parte. Vedi che comunque ti piacciono le salite, ti piace la fatica. Questa è una cosa che quando me l'hai detta mi hai sconcertato, perché io capisco che la bici è una cosa faticosa, di suo, bisogna pedalare, no? Sì, come sì. Dice, non mi ricordo più quale, una citazione che mi piace moltissimo, la bici è l'unico mezzo nel quale il motore e il passeggero sono la stessa cosa, bellissima. Sì. Però voglio dire che poi uno scelga e preferisca addirittura le salite, insomma... Sì. Sì, ho sempre messo alla prova il mio fisico, anche quando stavo male io ero sempre sulle salite e dovevo avere questo contatto col mio fisico e abbatterlo. Certo. Invece né uno né l'altro siamo sempre in sintonia. L'anno scorso eri alla partenza del primo Everesting con Enrico. Sì, ed è la prima volta che io parlavo con Enrico, perché io Enrico lo conoscevo sui social. Ah beh. Su Facebook. Vedi? Quando Mauri ha fatto questo evento con Enrico e siccome che a me piace anche viaggiare di notte, avevo già provato più volte, ho detto io devo andare a fare almeno una scalata con Enrico, nonostante mi avevano proibito di andare in bicicletta perché venivo da un intervento, non potevo andare neanche in bicicletta, e vado, faccio questa scalata. Cos'è che mi è piaciuto di Henry? Di Henry mi è piaciuto molto che lui dava sostegno a quelli che scalavano. Mentre faceva l'impresa lui. E non il contrario. Mi chiedeva, oh Betta come va? Oppure c'era un altro ragazzino, oh Luca come va? Aveva sempre gli occhi su di noi, capito? Che noi dovevamo stare bene in quella situazione. Certo. E questa mi ha stupito, t'ha questa cosa. Sì, molto. E ne fate due diciamo, durante la notte, perché ricordiamo, sei partito alle 9 di sera. Cos'era? Ottobre, settembre, ottobre? Ottobre. 3-4 ottobre. 3-4 ottobre. Poi io dovrei saperlo perché c'era venuto, ma poi mi dimentico le date. 3-4 ottobre, sei partito la sera e poi l'arrivo è stato quello per la mattina dopo. Per sì, cui sono state sono arrivata... 22 erano, no? 22 scalate. 22 scalate sì. Qualcosa mi ricordo. Meno male, e poi dopo hai fatto l'arrivo finale, esatto. E ti avevano detto che non dovevi neanche salire in bici, vero? Per motivi di salute. Sì, perché ancora ero presa da un intervento, sì. Però anche lì ero andata contro il mio fisico, dovevo per cui in qualche modo sfidarlo. Ho approfittato subito. Esatto. E in qualche modo in quel momento hai gettato il seme di quello che poi si è sviluppato e porta dopo qualche mese Henry mi ha contattato, oh Beta, ti va di fare un Everesting di coppia? E io cosa ho detto? Naturalmente gli ho detto subito di sì, certo. Non potevo dirgli di no. Certo. E come, allora, entriamo nel vivo dell'evento, perché poi adesso abbiamo gli ultimi 10 minuti nei quali parliamo proprio di questo evento. Questo evento pone una in qualche modo una condizione novità, non è una novità assoluta, però è una bella novità, cioè quella di andare in due, dove in due non è vado, t'aspetto in cima, oppure t'aspetto dopo tre, eccetera, ma è proprio l'obiettivo andare
in abbinata, insomma, sì. Adesso immagino uno dietro l'altro, perché sulla salita lì, se passa una macchina, dopo ve ne tira chissà quante se viaggiate così affiancati, però comunque pedalando all'unisono. Io non so niente di attività sportiva praticata, ma sto attento, sto a sentire, e siccome ho dei fratelli che invece hanno fatto diverse cose, eccetera, so che una delle cose più difficili è diciamo adeguare il proprio passo. Sì. Per cui questo credo sia un po' la cosa che rende rara, unica e importante la vostra impresa. Cioè voi dovete adeguare una all'altra, uno all'altra il passo, per mantenerlo costante e uguale in una condizione che non è stiamo facendo, certo, la ciclabile verso Fano, è stiamo facendo comunque N volte, 22, sì, la salita da Auditore, mi sbaglio sempre, da Casini in Auditore? Casini in Auditore. Da Casini in Auditore. E come ci si allena per una roba così? Noi abbiamo fatto delle prove, abbiamo guardato più o meno il passo che si poteva tenere, perché comunque sia per me è un'esperienza nuova. Mm-hmm. Henry non ha problemi, perché l'ha fatto tante volte, per riuscire a arrivare in fondo a questa impresa, perché è un'impresa estrema per quanto mi riguarda. Quindi ancora io non so realmente cos'è che mi aspetti durante il mio percorso, quindi abbiamo deciso di fare un passo che potesse andare bene a entrambi. Abbiamo parlato di alimentazione, perché neanche nell'alimentazione non saprei come affrontare, certo, un Everesting, quindi Harry mi ha dato delle istruzioni anche per quello, e vediamo, partiamo, poi se ne abbiamo diamo di più alla fine. Certo. Avete deciso che sta davanti oppure vi alternate? No, come affiancati. Affiancati? Sì. In quelle curve lì, ogni tanto qualche macchina che sì, ma non no, poi la notte dici di no, per cui affiancati vi tenete sotto controllo, sì, e sì, riuscite. Quello non è un problema. Per esperienza, non solo, perché ovviamente immagino che il fisico maschile abbia comunque delle caratteristiche diverse, immagino che chi avrà la necessità di rallentare leggermente il suo ritmo sia Enrico, giusto? Speriamo. Non è detto. Sono avventure che, esatto, nessuno lo può sapere. Forse il bello è anche quello di Everest. Certo, come dicevamo prima, l'impresa è tale se prevede anche l'incognita sul risultato. Perché Paolo, ancora non è passato neanche un mese dal mio ultimo Everest, certo, per cui fisicamente mi sto rimettendo la prova ancora. Certo. Poi speriamo, vediamo, che la notte del 4 non ci sia una zanzara che ti tiene sveglio, come stanotte abbiamo parlato poco fa, lo vedevo un po' stanco, ho detto ma com'è, ha detto la zanzara. Cosa può succedere addirittura nella vita di un atleta che fa imprese eccezionali? Una zanzara potrebbe scombinare tutto, no, tutto tanto il piano. No, sono abituato a dormire sì, poco, per cui non c'è problema. Un po' di più, un po' di meno. E per cui voi il 5 pomeriggio, sì, questa volta partendo un po' prima, è una scelta? Sì, una scelta per magari finiamo verso mezzogiorno all'incirca, per cui sabato pomeriggio verso le 18 partiamo per questo viaggio e poi vediamo quando a 8.848, se tutto va bene, dovremmo finire verso mezzogiorno e mezzo. Certo, noi ci saremo naturalmente. Il tempo, se è buono, vediamo cosa fare. Sì, perché ti avverto, stai attenta, perché lui poi, sai cosa fa, no? Quando l'altra volta io ho aspettato questa impresa epica e tutto, ho fatto l'intervista, vedevo che lui fremeva un po', gli altri smontavano tutto, no? Così. E poi a un certo punto ha fatto, comunque quando abbiamo finito, insomma, dimmelo, perché io devo andare a fare altri, come altri? Sì, perché devo fare 10.000, per cui stai attenta, perché sì, è roba che ti tira il bidone all'ultimo minuto e ti dice, facciamo no, i 10.000. E certo, perché se ne ho ci vado volentieri. Per cui con questo entusiasmo non si può che, insomma, affrontare la cosa con, sì, col massimo del divertimento, insomma, sicuramente. E vi state allenando tanto, come funziona? Io non riesco a immaginarmi una forma di allenamento per queste imprese a lunga scadenza, perché non è che le puoi fare, non è che dici ne faccio due così poi quando ne devo fare una solo sono pronto, cioè in realtà se ne fai 22 hai già fatto l'impresa, voglio dire, sì, no? Per cui vero. Come funziona l'allenamento? No, io mi sto allenando magari non sempre su quella salita, però con un basso chilometraggio e tanta salita, anche su altre salite, e per riuscire comunque a raggiungere
Anche perché lui abita lì, ma te dove abiti? Io a Montecchio, siamo vicini. Ah beh, allora dai, più o meno insomma, fate svelto arrivarci. Sì. Per cui. E allora io massimo ho fatto 4.500. E non vorrei superare, magari sabato vediamo di fare l'ultimo allenamento un pochino più lungo, certo. Poi stop, ci fermiamo per recuperare un pochino, certo. E fare la grande impresa. Bene. Con tranquillità, una gran voglia di veramente di provare questa sensazione. Chi hai dietro di te? Lui c'ha l'amorosa, come dice lui, e diciamo la sua famiglia. Tu chi hai? Tua figlia? Mia figlia la tengo distante perché lei il ciclismo non è molto. Infatti nascerà un maschio. Ah, perché divento nonna ad agosto. Fantastico. Però mi ha detto: mamma, scordatelo di portarlo nel ciclismo. E mia mamma, mio babbo e mio fratello quello di mezzo, che si sono ricreduti allora rispetto all'epoca in cui non, sì, ti volevano. Infatti neanche 2 anni fa, quando ho avuto mi hanno preso sotto. Perché io ogni anno ne ho una, no? Ah, beh. 2 anni fa mi hanno preso sotto e mia mamma e mio babbo non vedevano l'ora che io tornassi in bicicletta, perché loro sanno quanto, certo, io ci tengo, certo, e certo. Che gran cura è per me la bicicletta. Certo. E quindi, per cui diciamo che in qualche modo si è ricreata anche a livello familiare quella, sì, quell'unione che invece quando eri piccola aveva creato una frattura legata. Sono cambiate le cose. Sono la bici che vi aveva separato in qualche modo vi ha riunito, insomma. Bello. Il resto naturalmente tutto il patrimonio di esperienze di Enrico, tutto, sì, il patrimonio di esperienze di Maurizio, sì, e di Fisoradi. Maurizio è un grandissimo appoggio, lui è fantastico per queste cose, ti permette sempre di portare a termine le cose che fai, ti aiuta tantissimo. E te parli con Mauri, a posto, la cosa è fatta, non c'è nessun problema, un punto di riferimento molto, molto valido. L'allenamento più lungo che hai fatto fino adesso di quant'è? Oddio, quest'anno 200. 200 chilometri, sì, che sarebbero però misti, diciamo, non una salita. No. Cioè, l'allenamento più lungo mirato di quante risalite e discese? 124.000. Uh-huh. Un mese e mezzo fa. Uh-huh. E in quel momento lì non c'è stato mai, dai, dimmi la verità, neanche un momento che hai detto: ma che cavolo me lo sta facendo qua? Ma lo sai cos'è, Paolo? Siete umani, allora, capito? L'ho affrontata da sola, ma secondo me in coppia già è diverso, uh-huh, la vivi diversamente. Da soli magari ti può prendere quella crisi che dici, no? Oddio, no, non ce la faccio, basta, ma chi me lo fa fare? Uh-huh. Secondo me in coppia, anche per la prima volta, è qualcosa di più speciale. Certo. Beh, il trascinamento, come diceva prima Zico, anche del gruppone, no? Sì, cioè sicuramente, sì, quell'aspetto lì, quella forza lì arriva, quell'energia, sì, lì arriva. Enrico, di energia se n'è da dartene. Alla grande, quanta ne vuoi, tra che borraccia hai voglia. Molto, molto bene. Ragazzi, io a questo punto le mie curiosità lo è esaurite tutte, però se avete qualcosa da aggiungere, i microfoni e le telecamere sono i vostri, dite pure, insomma, cosa aggiungiamo? Aggiungere qualcosa? No, vorrei aspettare di fare l'impresa, poi mettere su quel più che ho dentro. Bene, molto bene. Io, Paolo, invece vorrei ringraziare la Betta, perché io che sono un uomo e fare certe cose, tra virgolette, potrebbe essere anche una cosa facile, ma trovare una donna e mettermi io nelle condizioni, diciamo, tra virgolette, nei panni di una donna e pensare di fare certe cose non è una cosa facile, soprattutto perché l'ho vissuta più di una volta, e anche se è a coppia, comunque sia, sei te a spingere sui, certo, pedali. Come dicevamo prima. E devo fare i complimenti solo per avermi detto sì e mettersi in gioco, perché è una cosa veramente, trovare una donna a fare queste cose non è assolutamente facile. Cioè, non è solo il fatto prendi, fai su e giù per una salita, cioè ci sono dietro tante piccole cose. Ma te l'hai presa larga quando gliel'hai chiesto? Senti, volevo ma dirti, no, Paolo, una cosa. La mia idea è nata l'anno scorso, perché adesso io, Paolo, parlo con te, fra pochi giorni, 13 giorni facciamo l'evento, già la mia mente viaggia, certo, 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 al prossimo Everesting, già la prossima salita, chiaro, che chiaro, fare, che già mi è venuta in mente, uh-huh, per cui già l'anno scorso quando stavo scalando, facevo il mio primo Everesting in bicicletta, stavo pensando già a cosa fare, e l'idea, anche poi parlando con Maurizio, di fare qualcosa di diverso, che
che lo faccio sempre io, cioè, anche quest'inverno l'ho fatto da solo, ma certo, per trovare delle sensazioni. Sì, no, ma io dico il momento proprio che gliel'hai detto, sai, è come, no? Il momento, no, mi vuoi sposare? Quel momento lì, voglio dire, no? L'ho presa subito, senza farci tanti giri di parole, voglio dire, perché tanto uno se le vuole fare le cose, io penso che deve avere le idee chiare, perché se ci siamo attorno... E te quanto tempo ci hai pensato? Ah, poco, gli ho risposto subito. Vabbè, allora c'era un'elettricità nell'aria di quelle perfette, insomma, non è che ci volesse poi tanto, c'era poco da prendere la larga, non vedeva l'ora, insomma, praticamente. Infatti, bene. Per cui ti dico, solo questa cosa qua, spero che vada tutto bene per lei, perché la mia più grossa vittoria è finirlo, ma per la sua soddisfazione, perché per me è un bel risultato portare un'altra persona, soprattutto una donna, a fare questa impresa. È una cosa che ci avevo pensato, una cosa che vivere le emozioni di 18 ore di bicicletta a un'altra persona la notte, certo, le crisi, sono cose che, delle sensazioni, Paolo, che ne possiamo parlare qui anche giorni, certo, possiamo anche scrivere un libro, ma non riuscirai mai a viverle, certo, come... Certo. Cioè, quando io parlavo con Zico, che c'è stato poco tempo fa, che lui mi raccontava le sue emozioni, fino a che non le vivi, certo, in piccola parte le ho vissute, quelle che lui ha vissuto, non riesci a capire, voglio, chiaro, dire. Poi ti dico, ogni volta vuoi scoprire qualcosa di nuovo, vuoi scoprire, sono emozioni che solo vivendo, ecco. Certo, per forza, e tra l'altro per te sarà una grande conquista dopo i problemi, sì, di salute e tutto, sì, quanto, per cui insomma diciamo che a questo punto siamo sicuri che abbiamo creato un'attesa enorme nei confronti dei nostri telespettatori che ci seguono da casa e che continueranno a seguire, perché poi noi saremo presenti sia all'evento che anche alla presentazione dell'evento, per cui vi terremo sicuramente aggiornati e probabilmente potrebbe anche scapparci uno speciale Casa Rossini durante l'estate, se c'è qualcosa di particolare, oppure ne parleremo poi alla ripresa autunnale, visto che Casa Rossini poi va in pausa estiva, ma non disallestiamo niente, per cui non è detta che non ci sia la possibilità di rivedersi nel salotto ancora a fare due chiacchiere su come è andata. Va bene? Perfetto, grazie. Ragazzi, mille, grazie Paolo. A voi, in bocca al lupo, ci dice in bocca al lupo, no? Tanto in ambito, vi siamo vicini. Grazie. Grazie a Tiburio Rossini. E vediamo come va, insomma, ok? Grazie. Perfetto, mille. Grazie ancora. Grazie a voi per essere stati con noi. Allora, oggi abbiamo fatto una puntata tematica speciale, ci è piaciuta molto, forse l'avrete anche capito seguendoci da casa. E a questo punto, dandovi appuntamento, come sempre, alla prossima diretta di mercoledì, in questo caso alle 10. Vi ricordiamo che questa puntata ha anche degli orari di replica, alle 16 del pomeriggio e alle 22. Del giorno stesso e alle 15.30 del giorno dopo, e poi la maratona domenicale, dirette, altre dirette permettendo, per cui avete modo e avrete modo di vedere questa puntata anche se ne avete perso qualche frammento. Grazie a tutti per essere stati con noi, restate sempre con i programmi di Rossini TV, grazie a Enrico Tiberi, a Elisabetta Galli e poi prima erano con noi anche Maurizio Radi e Zico Pieri, e oggi grande puntata, grazie a tutti, arrivederci a presto.